Volevo parlarvi del libro Felici i Felici, scritto da Yasmina Riza, edito da Adelphi. Il titolo è preso da un libro scritto da Georges Louis Borges, dal titolo Frammenti di un Vangelo apocrifo, nel quale il poeta elenca, in forma di frammento, appunto, o per così dire di massima, delle riflessioni legate ad aspetti molto importanti nella vita di ogni essere umano. In un certo qual modo c'è anche un riferimento a quello che è il pensiero, o meglio, il messaggio lasciatoci da Gesù Cristo. Il libro ha un tema centrale che è quello della felicità, tant'è che l'autrice lascia dire a uno dei suoi protagonisti che la felicità è un talento, è un'attitudine. È realmente così. La scelta stilistica fatta appunto dall'autrice è una scelta molto particolare, in quanto all'inizio ci si rende conto che i racconti paiono come slegati. Poi, man mano che si procede nella lettura, si scopre che tutti i personaggi, essendo questo un libro corale, sono collegati l'uno con l'altro, o perché sono parenti o perché hanno tra di loro un legame amicale più o meno superficiale. Tra l'altro, anche la scelta dei dialoghi molto numerosi, perché l'autrice è anche una scrittrice di testi teatrali, quindi è abituata a costruire dialoghi. Questi dialoghi sono privi di punteggiatura, quasi a voler lasciar scorrere tutte le riflessioni come in un flusso appunto di riflessione. Un altro elemento molto interessante all'interno di questo libro è quello che riguarda l'attenzione rivolta a un altro aspetto, che è quello legato alla difficoltà di comunicazione, alla difficoltà di raccontarsi, alla difficoltà di essere se stessi e di instaurare dei rapporti che non siano solo dei rapporti di superficie, ma che siano dei rapporti profondi, nei quali effettivamente potersi mettere a nudo e confrontarsi. Diciamo che è un libro che permette a qualsiasi lettore di riconoscersi prima o poi in un qualche tratto di qualche personaggio. Per questo motivo consiglio vivamente la lettura di Felici i Felici di Yasmina Reza, edito da Adelphi. Alla prossima!